Ciao a tutte, mi presento, sono Fabiola e sono una volontaria che fa parte dell'associazione Gli Amici di Ambra. La mia esperienza a livello di volontaria nasce nel 2019, quando per caso ho trovato 9 cuccioli in giro per le vie del mio paese. Non ho voluto chiamare il canile e così ho aiutato l'altra volontaria che mi ha aiutato a trovare casa facendo stallo. E così piano piano siamo riusciti a sistemarli e a trovare loro una famiglia. E così siamo diventate una piccola squadra e abbiamo conosciuto poi le ragazze del centro Gli Amici di Ambra. E subito tra di noi diciamo che è scattata una scintilla con un solo scopo, quello di trovare una famiglia per tutti i pelosetti più sfortunati e dare loro una seconda possibilità per riscattarsi un pochino da quello che è stato il passato un po' difficile di tutti loro. Oggi vogliamo presentarvi Barbara. Barbara diciamo che è la nostra nonnina del centro perché ha 14 anni. Lei è stata ritrovata in un piccolo paesino di poche anime della provincia di Reggio Calabria e quando vagava praticamente l'abbiamo ritrovata nella spazzatura che stava cercando del cibo. Appena l'abbiamo recuperata abbiamo subito capito che la situazione di Barbara non era delle migliori, siamo corsi in clinica dove il dottor Monea si è subito messo a disposizione operando Barbara e ridandogli la sua dignità, perché Barbara è stata operata di un leiomioma, che è un tumore del pavimento pelvico. Adesso Barbara diciamo che sta bene, del tumore ormai non c'è traccia. Cerca una famiglia che le possa dare tanto amore e che le dia quella serenità che forse fino adesso non ha mai avuto e che le faccia vivere questi anni che le restano in tranquilla serenità e con la dignità che ogni cane dovrebbe avere.